Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV24. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni, però, parrebbero buone. Nonostante qualche linea di febbre, starebbe continuando regolarmente la sua attività lavorativa da casa. Ad aver incrociato le braccia oggi sono stati invece i lavoratori dei diversi comparti del trasporto pubblico veneziano in occasione della protesta organizzata da CGL Cisle e Will. Il personale ACTV ha incrociato le braccia dalle 10.30 alle 11.30, così come quello di Arriva Veneto Autolinee Extraurbane tra Venezia e Chioggia, mentre quello di Trenitalia dalle 15.30 alle 16.30. Le organizzazioni sindacali hanno indetto lo sciopero per rivendicare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. La mobilitazione di un'ora riguarda anche il comparto scuola-istruzione con una riflessione, in particolare sul caso di Giuliano De Seta, studente di 18 anni morto poche settimane fa durante uno stage in un'azienda di 90. Cambiamo l'argomento per tornare a parlare degli aumenti dei costi energetici. Sono state ben 6.640 le famiglie veneziane a fare richiesta per poter accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune per affrontare il caro bollette. Si tratta, nello specifico, di un milione e mezzo di euro stanziato appositamente per aiutare le persone più in difficoltà a sostenere i pagamenti dei conti spropositati di questi ultimi mesi. Già dalle 12 di ieri, termine ultimo per la presentazione delle domande, gli uffici comunali hanno iniziato a passare al vaglio le richieste per verificarne la validità e procedere poi all'erogazione dei singoli contributi, che corrispondono a un massimo di 250 euro a famiglia. Le domande sono pervenute da nuclei familiari distribuiti in tutto il territorio comunale. L'aver fissato la soglia ISE a 20.000 euro come requisito di accesso ha consentito di raggiungere anche la fascia di popolazione a reddito medio, che solitamente non si rivolge ai servizi sociali e non beneficia di strumenti di sostegno. Ancora una volta spiegano congiuntamente gli assessori alla coesione sociale Simone Venturini e al bilancio Michele Zuin, il Comune di Venezia dimostra la sua vicinanza e la volontà di sostenere quei cittadini che si sono trovati in grave difficoltà e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette. Stiamo facendo tutto nel tempo più rapido possibile nella consapevolezza dell'urgenza di questo intervento. La Giunta ha poi voluto sottolineare che lo stanziamento di un milione e mezzo di euro è stato possibile grazie a un lungi mirante lavoro di efficientamento del bilancio portato avanti dal sindaco Luigi Brugnaro in questi anni di governo. Spostiamoci ora a Mestre che si prepara a perdere una delle sue botteghe storiche. La notizia si era già diffusa negli scorsi mesi ma oggi è arrivata anche l'ufficialità attraverso un post sui social. Zancanaro, negozio di abbigliamento di Piazza Ferretto, chiude per sempre i battenti dopo ben 124 anni di onorata attività. È, stato, è stata un'istituzione per la città dal 1898 quando ad aprirlo fu la mia bisnonna, spiega la figlia della titolare che aggiunge, tutti noi di famiglia abbiamo meravigliosi ricordi in questo luogo che oltre all'attività puramente commerciale ha sempre rappresentato un centro di aggregazione, socialità e riunione. Ma si sa tutto cambia, il cambiamento è sempre crescita ed evoluzione. La bottega abbasserà l'ultima volta le serrande a fine, a fine anno e in questi giorni comincerà la vendita per cessata attività. I locali sarebbero stati venduti a un privato che dispone già di alcune proprietà in centro città. E a scomparire la scorsa notte, all'età di 87 anni, è stato anche Sergio Tagliapietra, conosciuto come Ciaci, considerato da molti come il più grande vogatore alla Veneta del Novecento. Era il 1953 quando, per la prima volta, si misurò con i regatanti più agguerriti, ma il cuore di Tagliapietra, già da tempo molto malato, alla fine ha deciso di smettere di combattere. Già nelle prime ore di questa mattina la notizia della sua scomparsa si era diffusa tra Burano dove è nato e Pelestrina dove ha vissuto e poi tra le calli veneziani, lasciando un grande senso di vuoto e di tristezza. Oggi la città ha perso un campionissimo, un punto di riferimento per generazioni di sportivi, ha detto l'assessore Simone Venturini. Chaci, nato come pescatore, attività che ha praticato dai 6 ai 18 anni, aveva un fisico poderoso e un carattere tenace. Grazie al suo talento e al suo impegno ha vinto 14 volte la regata storica nei gondolini e 13 edizioni del palio delle repubbliche marinare con il galeone. La sua esperienza in marina lo aveva portato a partecipare anche a due Olimpiadi nella specialità del canottaggio, a Melbourne nel 1956 e nel 1964 a Tokyo. Era questa l'ultima notizia di oggi, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione.